Quindi io voglio dare il meglio di me, di quello che penso, di quello che ho a quelli che mi ascoltano, perché credo che siano più importanti loro di me. Celebrare la vita, gli incontri, le passioni, le immense bellezze. Lucio è stato, è e sarà questo. Non solo un cantante, musicista, interprete. Lucio è stato qualcosa di più, come il mare che sbatte sugli scogli o il vento che soffia tra le foglie di primavera, costante e imperituro. Pochi giorni tra la vita e la morte, tra l'1 e il 4 marzo, Lucio eterno nella storia e della storia impregnato, perché marzo era il mese con cui iniziava l'anno nel calendario giuliano, il mese dei raccolti, della rinascita dopo il lungo letargo invernale. La primavera, l'inizio della vita. E se è vero che nulla accade per caso, che tutto accade secondo un criterio universale ben preciso, allora quei pochi giorni di marzo tra la vita e la morte sono solo l'ultima grande ed eterna poesia di quello che fu e che è il pilastro della nostra cara Italia. Caro Lucio, ti scrivo per distrarmi un po', scanzonato e sognante, con gli occhi al cielo e i piedi ben piantati per terra, ringraziandoti con l'umiltà di chi, di questa vita terrena, deve ancora imparare le basi e ascolta le tue canzoni, le tue eterne, primaverili e storiche canzoni.